come trattare una ragazza che sa di essere bella? Come facciamo? Cosa facciamo? Non è dicendole: ah, amore mio, sei bellissima, lo sai? E mi dico: Mario, ma mi ha consigliato. Non, non funziona sta roba qua. Come trattarla? Una che sa di poterli avere tutti quanti con uno schiocco di dita, con uno scurreggio. A che tipo di atteggiamenti è suscettibile e responsiva? Questa è la domanda che mi sono fatto tra le tante anni fa quando sono partito. Perché è palese che se mi presentano una ragazza molto bella e io mi comporto come tutti i miei amici, non potrà mai vedere valore in me, giusto? Non potrà mai dire: cazzo, questo è diverso, questo merita, voglio capirci di più. Si comporterà con me come fa con tutti gli altri. A distanza di anni, dopo sbagli su sbagli su sbagli su sbagli, ho imparato a capire che le ragazze molto belle, per certi versi, sono anche molto più sensibili delle ragazze normali. Ecco come trattare una ragazza molto bella che ti crea pressione. Questi ragazzi, questi punti dovete veramente tatuare. 1. Dissacrante. Questo è un qualcosa di parecchio avanzato. È forse una delle prime volte che lo sentite, credo, in questo contesto. Cosa vuol dire dissacrante? Cioè anticonformista nei modi, con un umorismo cinico e adatto a pochi. Ricky Gervais, il comico americano, è dissacrante. Occhio però, perché lui parlava di leccare fiche agli ultimi Golden Globe. E quello è un livello esagerato, da spettacolo, ma anche da spettacolo è molto esagerato. Ma essere dissacrante nei modi e negli atteggiamenti ti porta a prenderti l'attenzione. Ti faccio un esempio raccontando una storia, come la racconterei se volessi essere dissacrante. Vabbè, insomma, ho odiato Parigi perché non mi ha lasciato niente. E francamente non riesco neanche a capire tutti quelli che vanno e la amano. Cioè, a prescindere. Cioè, cazzo, puzza, è piena di gentaglia di merda. Non si lavano il culo perché non c'hanno neanche il bidet e sono simpatici come un ictus. Bah, questa è una breve storia dissacrante. Perché funziona? Perché è inaspettata, imprevedibile, fuori dalla logica a cui lei è abituata, cioè rompi le regole. Altro esempio lampante in American Pie 3, di come Finch e Stifler si scambino i ruoli e Finch inizia ad essere dissacrante nella comunicazione per attrarre la sorella di Michelle. 2. Menefreghismo. Il menefreghismo iniziale ti porta ad essere visto come una persona strana, di estremo valore e che non ha bisogno di fare il gentile o il simpatico. Se ci fai caso, quelli che stanno un po' sulle loro all'inizio e che se ne fregano sono quelli che hanno la meglio rispetto a chi fa il clown all'inizio. 3. Poco contatto fisico. Una ragazza molto bella è abituata a determinati comportamenti da parte degli uomini medi, che sono poi il 99%. Il contatto fisico è una costante di tutti, cioè se tu ci pensi, ma anche io ero così, non vedevo l'ora di avere un contatto, di toccare la ragazza. La ragazza lo sa e non va trattata così. Ora preciso, io stesso dico sempre di mettere le mani sul fianco della ragazza quando vi presentano, appunto, ma non lo faccio sempre e contestualizzo. Ho un metodo che mi permette di toccarla all'inizio e poi non fare più niente. Ti do questa attenzione e poi la tolgo. Occhio però, non è un non ti tocco perché ho paura, ma un non ti tocco perché non ti conosco. E non è importante che tu sia una figa, allora io ti tocco per forza. È chiaramente una strategia. Partiamo da qua. Un limone al giorno è il primo libro game in Italia e nel mondo in ambito sentimentale. Vuoi conoscere fino a 20 ragazze diverse, con età diverse e atteggiamenti diversi senza muoverti di casa? Beh, un limone al giorno ti permette di fare esperienza prima a casa e poi nella realtà, minimizzando i fallimenti. Il protagonista qui sei tu. In base alle scelte che farai durante la storia, alle frasi che sceglierai, alla conversazione e allo stile, il libro game si svilupperà in un modo piuttosto che in un altro. 1000 copie disponibili. Lo prenoti in forma anonima su www.unlimonealgiorno.it per riceverlo a partire da febbraio 2023.